Antidieta presenta le basi della tecnica di autoaiuto che sta rivoluzionando il modo di trattare i problemi. EFT, Emotional Freedom Technique. Per chi non conosce l'inglese, significa tecnica di rilascio emozionale. Essendo questo un video introduttivo, non verrà spiegata approfonditamente la teoria. Quindi, se hai bisogno di maggiori informazioni da questo punto di vista, puoi consultare le pagine su internet del sito Antidieta dedicate alla parte teorica. Ti faccio presente comunque che non è necessario conoscere tutta la teoria per usare EFT e il perché lo scoprirai tra poco. Iniziamo con lo spiegare che cos'è EFT. In primis è una tecnica di autoaiuto, quindi si può eseguire totalmente da soli, in completa autonomia. È vero che si possono ottenere maggiori successi quando si utilizza con un operatore, ma questo è dovuto prevalentemente all'esperienza dell'operatore. Questa tecnica funziona poi sfruttando molti principi di medicina orientale, tra cui quelli della medicina cinese. Sto parlando dei concetti di Yin Yang e dei meridiani di agopuntura. Oltre ai principi di medicina cinese, EFT sfrutta anche i principi di fisica scoperti più recentemente. Fra i più importanti, la fisica quantistica e la legge dell'attrazione, che vanno entrambi molto di moda in questo periodo. Altra importante caratteristica di EFT è che può essere utilizzata assieme ad altre tecniche. E questo non è da tutti, perché per esempio è difficile immaginare di poter fare shiatsu e yoga contemporaneamente. EFT poi è fatta quasi esclusivamente di pratica ed è molto veloce da applicare. Un'ulteriore caratteristica, magari meno positiva, è che è strana da vedere. Sì, perché non è consueto vedere in pubblico una persona che si mette a fare EFT. È come pensare che qualcuno si possa mettere a fare arti marziali in una piazza affollata. Una persona può pensare che è strana come cosa. Come ho accennato prima, non serve conoscere completamente la teoria, perché una volta che sai quali sono le procedure base, basta che le esegui nella giusta sequenza ed inizi ad ottenere i risultati. È come guidare la macchina. Se non sei un meccanico, non credo che tu sappia esattamente come funziona la macchina, ma magari hai la patente e sai guidarla. Scopriamo quindi come si esegue EFT. Dato che abbiamo appena detto che basta conoscere la pratica, andiamo direttamente al nocciolo della questione. Impariamo ad eseguire praticamente la tecnica. La procedura base è composta da tre fasi. La prima, la preparazione. Ho notato che tante volte viene sottovalutata come importanza e invece mai tralasciare la preparazione, perché i risultati possono essere notevolmente inferiori se non si utilizza. Seconda fase, giro di picchiettamenti sul problema. Qua si entra veramente nella pratica del metodo, perché si iniziano a utilizzare i principi teorici per ottenere risultati pratici. A volte questa fase risulta anche abbastanza meccanica, e quindi ti spiegherò degli accorgimenti per evitare che diventi una pura e semplice ripetizione. La terza fase, giro di picchiettamenti sull'antiproblema. Questa fase è quasi identica alla seconda. L'unica differenza è che viene svolta al contrario. Partiamo quindi dalla spiegazione della prima fase, la preparazione. La prima cosa da fare è focalizzarsi sul problema. Cosa significa focalizzarsi sul problema? Semplicemente concentrarsi sul problema, guardarlo, osservarlo, sentirlo, riviverlo anche. Può sembrare strano doversi concentrare su qualcosa che si vuole eliminare. Anche per chi conosce la legge dell'attrazione, può essere un controsenso, ma è necessaria questa fase per conoscere effettivamente che cosa si vuole eliminare. Il secondo punto della preparazione è la stima dell'intensità del problema su cui ti sei focalizzato o focalizzata al punto precedente. Sì, perché se vuoi avere un riscontro che quello che stai facendo con EFT funziona, è necessario avere un valore di partenza dell'intensità del problema.
E in FT si utilizza una scala dell'intensità del problema che va da 0 a 10. La stima poi non sarà oggettiva, ma sarà soggettiva perché sarai tu che eseguirai la stima. Come il problema non è oggettivo, ma è soggettivo, perché sei solo tu che lo stai vivendo. E quindi tutta questa procedura ha valore solo ed esclusivamente per te. E il terzo punto della preparazione, forse quello un po' più complicato, è quello della dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Per fare bene questa fase, le prime volte, può sembrare più semplice prendere nota di quello su cui ci si è focalizzati il primo punto per iscritto. Vedrai tra poco come si esegue nel dettaglio tutta la procedura. L'ultimo punto della preparazione è il setup, che sarebbe la conclusione, il prodotto finale di tutti i punti precedenti. Tutti questi punti, infatti, hanno l'unico scopo di poter eliminare l'inversione energetica. Per spiegare bene cos'è l'inversione energetica, sarebbero necessari molti video e forse anche molte ore di studio, perché in versione molto ristretta, l'inversione energetica è un meccanismo che il nostro inconscio mette in atto per impedirci di raggiungere gli obiettivi che vogliamo e per non risolvere e lasciare andare il problema che abbiamo e su cui stiamo lavorando e riuscire definitivamente ad eliminarlo. Andiamo adesso ad analizzare singolarmente i 4 punti della preparazione. Il primo punto è la focalizzazione sul problema. Abbiamo già parlato della focalizzazione in termini di guardarsi dentro, ascoltarsi, cercare le sensazioni che si provano. Valutiamo nel dettaglio questi accorgimenti. Guardati dentro e ascolta il problema. Come si fa a guardarsi dentro? È un esercizio abbastanza complicato le prime volte. Significa concentrarsi a fondo sul problema, sentire ogni sua piccola sfumatura. A volte può sembrare anche doloroso perché più ci si concentra su una cosa che si vuole eliminare e più questa cosa diventa fastidiosa mentre ci pensi. Ma questa è una necessità e la spiego con questa massima del maestro Yoda di Guerre Stellari. Diceva: devi dare un nome alla tua paura per poterla sconfiggere. E questa è proprio la fase che serve per dare un nome al proprio problema. Più e meglio ci si focalizza sul problema e più velocemente questo verrà risolto. Quindi, guardarsi dentro e ascoltare il problema. Non basta poi ricordare. A volte forse è anche necessario rievocare. Per rievocare si intende rivivere il problema completamente come se fosse adesso nel presente. Provare le sensazioni che si proverebbero a rivivere la situazione che ha generato il problema. Per rievocare può essere utile utilizzare la tecnica di creazione di un'immagine mentale. Fallo ad occhi chiusi. Concentrati sulla sensazione e osserva che cosa succede. Creati un'immagine mentale della situazione in cui provi questa sensazione. Che colori ci sono? È in bianco e nero? Ci sono dei suoni? Che cosa senti sul corpo? Che movimenti ci sono nell'immagine? Ti vedi da dentro? Ti vedi da fuori? Aggiungi sempre più particolari all'immagine che crei. Più particolari aggiungi e più ti focalizzi. Ovviamente peggio dovresti sentirti, ma non preoccuparti perché dura poco. Infatti, durante il processo di FT queste sensazioni negative andranno a sciogliersi. Quindi aggiungi particolari e inizia a sentire questa scena reale adesso, come se fosse presente in questo momento. Un altro sistema poi è quello di farsi le domande: dove sento sul corpo la sensazione che mi crea questo problema? Si muove? E come si muove? Che direzione di movimento ha? Secondo punto della preparazione: stima dell'intensità del problema. Come ho già accennato, il problema va misurato soggettivamente da 0 a 10, dove 0 corrisponde a nessuna sensazione negativa provata e 10 corrisponde alla massima sensazione negativa provata. Se stessi, per esempio, per trattare un mal di testa,
potrei stabilire che per me ha un'intensità di 7, dove 0 vuol dire assenza di mal di testa e 10 è l'intensità di un mal di testa fortissimo, insopportabile, il massimo che io possa avere. Questo è il sistema utilizzato in FTI per valutare i cambiamenti. Se ci sono degli aumenti o delle diminuzioni dell'intensità, o per valutare se il problema resta costante. Punto successivo della preparazione. Dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Dai prima di tutto un nome al problema per riassumerlo. Deve essere un nome semplice, corto, tipo mal di testa come abbiamo usato prima. Riesci a costruire poi una frase del tipo «Ho questo nome del problema», cioè il nome che abbiamo appena creato per il problema, che mi fa stare, ed elenca poi tutte le caratteristiche che hai trovato al punto della focalizzazione. Riprendendo l'esempio di prima del mal di testa, la frase potrebbe essere del tipo «Ho questo forte mal di testa che mi fa girare tutto intorno, mi fa essere rabbioso con chiunque, solo a guardarlo e solo a sentirne la voce». E sento proprio questa sensazione di rabbia che dallo stomaco mi sale su fino ad arrivare alla testa. E ogni volta che sento qualcuno che mi parla, mi viene voglia di prenderlo a sberle. Ultimo punto della preparazione. Setup per eliminare l'inversione energetica. Questo punto è importantissimo. Mi è successo a volte che solo eseguendo la procedura di setup ho avuto già notevoli miglioramenti. Forse ti stai ancora chiedendo, ma che cos'è questa inversione energetica? Te la spiego un po' più nel dettaglio. A seconda della tecnica utilizzata, l'inversione energetica ha nomi diversi. Può essere intesa come blocco mentale, assenza di forza di volontà nel cambiamento, inconscio negativo, menate, seghe mentali, blocco energetico, engram, programmazione inconscia negativa, convinzione depotenziante, sabotatore. In effetti a me piace chiamarla più blocco mentale. Mi piace l'idea che ci possa essere un blocco che una volta che viene tolto, fa in modo che anche il problema che è stato generato da questo blocco venga eliminato. Come ho già detto, per capire a fondo i meccanismi dell'inversione energetica, sarebbero necessari forse 3 ore di corso per vedere solo la maggior parte delle problematiche che la originano. Ma per lo scopo di questo video, ti basta sapere che l'inversione energetica è la capacità che ha la tua mente, il tuo cervello, il tuo essere, chiamiamolo così, di andare contro gli obiettivi che tu vuoi ottenere, perché pensa tu potrai soffrire in qualche maniera quando li raggiungerai. Ecco che quindi l'inversione energetica è il primo ostacolo da eliminare per avere il cambiamento che stai cercando. La procedura di setup si esegue ripetendo la frase che vedi, picchiettando con le dita il punto karate di una delle mani. Ed è definito karate proprio perché è il punto della mano che viene usato per sferrare un colpo di karate. Ecco la frase di setup. Anche se ho questo nome del problema, cioè il nome che hai utilizzato per riassumere tutta la situazione problematica, mi vado bene lo stesso, completamente e profondamente, e mi perdono per qualsiasi cosa stia facendo, per continuare ad avere questo, ripeti il nome del problema. La frase di setup va ripetuta 3 volte, mentre ti picchietti sul punto karate. C'è un'intera scienza dietro la struttura di questa frase e quelle che vengono usate in FT, e si possono formare frasi di setup molto più complesse oppure molto più spicce. Dipende anche dal livello di esperienza che hai acquisito. Questa infatti è la frase standard che utilizzo per introdurre la tecnica di FT a chi proprio non ne ha mai sentito parlare. Ricapitolando, eliminata l'inversione energetica, cioè quindi quella parte di te che ti boicotta, che ti fa tornare indietro ogni volta che raggiungi un po' di risultati, che ti fa dire adesso non ho voglia di fare quello che magari sai che dovresti fare per migliorare e che può fare addirittura in modo che da solo o da sola ti cacci nelle situazioni che vivi come problematiche
e magari stai anche trattando con EFT. Quindi, eliminata l'inversione energetica, tutto il tuo essere è finalmente pronto per mettere in pratica i cambiamenti che stai cercando. Ora entriamo nel vivo della pratica. Impariamo ad eseguire la seconda fase di EFT, il giro di picchiettamenti sul problema. Per prima cosa, questa fase va eseguita restando focalizzati sul problema, ripetendo la frase promemoria come aggancio alla sensazione. Poi, mentre ci si focalizza sul problema ripetendo la frase, si inizia a picchiettarsi sul corpo in determinati punti, seguendo la sequenza di picchiettamenti sul viso. Passata la sequenza del viso, si inizia la sequenza sul corpo e successivamente alla sequenza della mano e di alcuni punti extra che possono essere utilizzati in determinate occasioni, diciamo, particolarmente difficoltose. Vediamo bene come funzionano nello specifico questi singoli passaggi. Primo punto, ripetizione e focalizzazione su frase promemoria, utilizzando invece della frase che descrive il problema in ogni sua minima parte e che ci siamo magari appuntati prima durante la fase di focalizzazione, si utilizza appunto invece di questa frase solo ed esclusivamente il nome del problema. Tanto ormai ci siamo già creati l'immagine mentale, abbiamo già indagato sulle sensazioni corporee che proviamo quando abbiamo il problema in essere, quindi non è necessario ripetere tutta la frase, ma solo il nome del problema che stiamo trattando, proprio per restare concentrati su ciò che stiamo facendo. E questo perché, se non ci si concentra sul problema mentre ci si picchietta, i picchiettamenti stessi hanno molto meno effetto sul trattamento. E quindi è necessario restare focalizzati sul problema, e questo lo si ottiene proprio continuando a ripetere il nome del problema. Altrimenti, siccome il giro di picchiettamenti è una procedura molto molto meccanica, senza la ripetizione del nome del problema, la mente ha modo di iniziare a vagare con i pensieri, con le associazioni, partendo e saltando ad argomenti che non c'entrano niente con il problema. Partiamo quindi con la descrizione della sequenza dei picchiettamenti sul viso. Partiamo dal punto più alto per arrivare al più basso, in modo da avere una sequenza facile da seguire. Prima di partire, alcune raccomandazioni. Io preferisco eseguire i picchiettamenti utilizzando più dita possibili. Cerco infatti di utilizzare per ogni punto una sola mano e tutte e cinque le dita. Utilizzo 4 polpastrelli più la parte laterale del pollice. Vedrei dopo, seguendo la sequenza della mano, perché faccio così. Il primo punto è la fontanella al centro del capo. La congiunzione ossea che i bambini appena nati non hanno ancora pienamente saldata e che quindi è ancora aperta. Ah, un'altra raccomandazione. I picchiettamenti non è necessario eseguirli con una forza spropositata, basta un semplice tocco a livello della pelle, assolutamente non doloroso. Non è necessario provare dolore e anzi è altamente sconsigliato. Quindi, ripetendo il nome del problema, ti inizi a picchiettare sulla fontanella. Secondo punto, inizio del sopracciglio. Può essere sia il sopracciglio destro sia il sinistro. Mi raccomando, deve essere l'inizio del sopracciglio, non troppo in alto o sotto sulla conca dell'occhio. Ci picchiettiamo e ripetiamo il nome del problema. Il punto successivo è laterale all'occhio. Non sul lato del viso che è vicino alla tempia, quasi frontale e quindi laterale all'occhio, il punto che tiri per fare gli occhi a mandorla come gli orientali. Il punto successivo è quello dello zigomo. Questo è abbastanza semplice, è esattamente sotto l'occhio, in corrispondenza dell'osso dello zigomo. Ci picchiettiamo e ripetiamo il nome del problema, restando sempre concentrati sulla sensazione. Punto successivo, sotto il naso, tra base del naso e labbro superiore, esattamente a metà. L'ultimo punto è quello del mento, è tra labbro inferiore e punta del mento, anche qui esattamente a metà.
Spicchettiamo e ripetiamo il nome del problema. La fase successiva dei picchiettamenti sul problema è quella della sequenza dei picchiettamenti sul corpo. Ed il primo punto interessato è quello della clavicola e si trova sull'osso che unisce la spalla al centro del petto, più o meno a metà. Lo si picchietta mentre si ripete il nome del problema, leggermente sempre, e si utilizzano 5 dita per aumentare l'area del picchiettamento stesso. Il punto successivo invece è sotto il braccio e si trova per gli uomini sulla linea mediana al capezzolo e per le donne invece è il punto di passaggio del filo del reggiseno. Normalmente è un punto un po' doloroso e quindi per trovarlo può essere semplice massaggiarsi un attimo sotto l'ascella per cercare un punto almeno un po' fastidioso quando lo si preme. Punto successivo, sulle costole. Anche questo punto è abbastanza in linea con i capezzoli, solo in senso verticale. E se sei una donna e per te è difficile raggiungere questo punto, puoi aiutarti mentre ti picchietti a sollevare il seno con la mano che è libera. Ultima sequenza di picchiettamenti, quelli sulla mano, compresa la procedura extra. Io le eseguo così, strofino tra di loro, lateralmente, le punte delle quattro dita compreso il pollice. Questo perché lateralmente a indice medio, anulare e mignolo ci sono dei punti che andrebbero picchiettati singolarmente. E siccome questa procedura risulterebbe molto lunga, preferisco utilizzare questo stratagemma e picchiettarli tutti contemporaneamente utilizzando questo strofinio. Ed ecco perché anche quando mi picchietto sugli altri punti di viso e corpo, cerco di utilizzare più dita possibili. Sì, perché picchiettando con il centro del polpastrello, la vibrazione arriva anche al lato del dito e quindi sul punto che dovrebbe essere colpito. E oltre alla punta delle quattro dita, cerco anche di strofinare tra di loro la parte laterale del pollice. Questo perché uno dei punti della mano si trova lateralmente a questo dito. E sempre per lo stesso motivo di prima, quando mi picchietto sulle zone del viso e del corpo, utilizzo anche la parte laterale del pollice oltre alle punte delle altre quattro dita. La procedura di riequilibrio extra, invece, si esegue nel caso che dopo uno o due passaggi non ci siano stati risultati e che quindi l'intensità del problema è rimasta costante. Ed ecco come si fa. Ci si picchietta sulla linea tra mignolo e anulare sul dorso della mano, un po' più verso il polso che a metà del dorso. Per il principio dell'aumento dell'area del picchiettio, anche qui posso utilizzare quattro dita in linea. Sempre rimanendo concentrati sul problema e sempre mentre ci si picchietta su questo punto, si iniziano a girare gli occhi in entrambi i sensi. Io parto da sinistra, facendo un giro completo in senso orario, ritorno al centro e sempre da sinistra faccio un giro antiorario ritornando al centro. Attenzione a non ruotare tutta la testa, ma solo ed esclusivamente gli occhi. Continua a ripetere il nome del problema anche mentre fai il giro degli occhi. Se noti che hai difficoltà in qualche zona a portare l'occhio all'estremità del campo visivo, può risultarti più semplice interrompere il picchiettio e utilizzare un dito come bersaglio del puntamento dell'occhio e far ruotare il dito all'estremità del campo visivo stesso. Terminati i giri con gli occhi, si fa mentalmente oppure ad alta voce un semplice conteggio da 1 a 5, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Si fischietta poi un semplice motivetto, anche inventato. Se non sei capace a fischiettare, puoi anche canticchiarlo. Ed esegui poi un altro conteggio da 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la conclusione della procedura extra che si usa nel caso non si abbiano risultati con la procedura standard.
Con la sequenza di picchiettamenti sulla mano si conclude la sequenza di picchiettamenti sul problema. Passiamo invece ora alla terza ed ultima fase, la fase di picchiettamenti sull'antiproblema. La sequenza delle azioni della fase 3 è quasi uguale alla sequenza delle azioni della fase 2. La fondamentale differenza è quella di restare concentrati, invece che sul problema, sulla sua soluzione. Ecco la sequenza. Si parte dalla focalizzazione, questa volta sull'antiproblema. Questo punto è praticamente il contrario della focalizzazione sul problema. Si crea poi una frase motivante e positiva, molto simile a quella creata nella fase di dichiarazione del problema e delle sue caratteristiche. Creata la frase promemoria, la si ripete mentre ci si picchietta su tutti i punti che sono stati utilizzati alla fase numero 2, quella dei picchiettamenti sul problema. Alla fine di tutto si valutano i cambiamenti. E se non ci sono stati miglioramenti, si prende in considerazione l'inizio di un nuovo ciclo partendo dalla fase 1. Ecco i vari passaggi dei picchiettamenti sull'antiproblema. Punto 1. Focalizzazione su antiproblema. Crea un'immagine mentale, tipo quella della focalizzazione sul problema. Come però ti ho già detto, al contrario. Deve essere positiva, motivante e che ti fa stare bene solo a pensarci. Per aiutarti, rispondi a queste domande. Come ti sentiresti ad aver già risolto il problema? Cosa proveresti se domani mattina, alzandoti dal letto, scoprissi che il problema non c'è più? Aggiungi anche qui particolari all'immagine. Rendila sempre più reale, come se fosse reale già adesso. Usa come prima il trucco di sentire le sensazioni. Quindi, dove senti la sensazione positiva che proveresti se il problema fosse già sparito? Si muove questa sensazione? E come si muove? Che tipo di movimento ha? Su e giù? Destra a sinistra? Ruota in senso orario, antiorario? Si muove da dentro a fuori o da fuori a dentro? Adesso che ti sei focalizzato o focalizzata, fai come prima. Ti crei una frase motivante e positiva. Scrivila, tienila a mente, come preferisci. Creala come hai fatto con la frase promemoria sul problema. Ricorda che questa frase deve rispondere a delle domande, tipo quelle che abbiamo appena fatto. Come ti sentiresti ad aver già risolto il problema? Cosa proveresti se fosse già risolto? La frase sarà così strutturata. Ho questo, nome dell'antiproblema, che mi fa stare, ed elenca le maggiori caratteristiche che vedresti nella tua vita o sentiresti sul corpo se il problema fosse già risolto adesso. Prendendo l'esempio del problema sul mal di testa di prima, una frase dell'antiproblema potrebbe essere ad esempio: ho questa pace e tranquillità che sento nel petto, che si muove da dentro a fuori. La sento che mi riscalda e che mi circola in tutto il corpo e che mi fa sentire sempre più leggero e affabile con chiunque. Dopo aver creato la frase promemoria positiva, iniziamo la sequenza di picchiettamenti utilizzando però la frase appena creata. Quindi, mentre ripetiamo la frase promemoria antiproblema, ci picchiettiamo tutti i punti delle sequenze del viso, del corpo e della mano. Come nella fase 2, restiamo sempre concentrati sulle sensazioni che proviamo, solo che in questa fase meglio ci si sente e meglio è. Alla fine di tutte le sequenze dei picchiettamenti, siamo arrivati al punto di valutare se effettivamente ci sono stati dei miglioramenti. Quindi, come nella fase della preparazione, stimiamo un'altra volta l'intensità del problema da 0 a 10 e notiamo qualsiasi tipo di cambiamento o di pensiero nuovo è arrivato nei confronti del problema. Per pensiero nuovo intendo qualche tipo di nuova consapevolezza o una soluzione che può essere venuta in mente per risolvere il problema o per affrontarlo in modo differente rispetto a prima. Fatto ciò, valutiamo le modifiche e se siamo arrivati a zero di intensità, cioè assenza del problema, ci fermiamo e abbiamo finito. Se invece l'intensità del problema è solo diminuita, allora ricominciamo tutto il ciclo dalla fase numero 1,
finché non arrivi a misurare l'intensità del problema uguale a 0. Se invece il problema aumenta oppure non cambia, è necessario ripetere tutte e tre le sequenze dall'inizio e magari aggiungere le procedure extra. Con un po' di esperienza ti accorgerai che questa eventualità è abbastanza rara. EFT infatti funziona quasi in tutti i casi. Sui casi in cui non vi sono cambiamenti o vi sono aumenti dell'intensità del problema, non è che EFT non funzioni, è solo che c'è bisogno di una diversa strategia per trattare il problema, utilizzando magari una frase di setup diversa o scavando più in profondità sulle sensazioni che si provano. Questo perché è molto probabile che le sensazioni su cui si è lavorato con EFT fino a questo punto non siano l'origine del problema, ma che il problema sia originato da un'altra cosa che è nascosta dall'inversione energetica. Come ho già detto però, per comprendere bene l'inversione energetica è necessaria anche una buona dose di esperienza. Per cui se ti capitano dei casi difficili dove l'intensità del problema resta costante oppure addirittura aumenta, puoi farti aiutare da un operatore esperto che può avere maggiore abilità nel sciogliere questi blocchi. Siamo arrivati alla conclusione di questo video introduttivo sulla tecnica di autoaiuto chiamata EFT. Ricapitoliamo cosa abbiamo imparato. EFT è una tecnica di autoaiuto, quindi si può svolgere in completa autonomia. È vero che si ottengono più risultati se si è seguiti da un operatore esperto, ma i risultati arrivano anche se si è agli inizi. E i casi in cui è necessario rivolgersi per forza a un operatore sono rari, almeno che non si vogliono trattare problemi molto gravi. Abbiamo imparato poi che EFT si esegue in tre fasi. La prima, la preparazione, che ha lo scopo di eliminare l'inversione energetica. La seconda, il giro di picchiettamenti sul problema, dove si inizia con la pratica a trattare il problema picchiettandosi su determinati punti del corpo mentre si ripete la frase promemoria che ci tiene concentrati sul problema. E infine, terza e ultima fase, giro di picchiettamenti sull'antiproblema, dove anche qui ci si picchietta sul corpo, esattamente negli stessi punti dove ci si è picchiettati alla fase 2, ma restando concentrati sulla soluzione del problema, ripetendo però la frase promemoria dell'antiproblema. Hai appena visto il video introduttivo sulla tecnica di autoaiuto utilizzata nel metodo antidieta. Per riferimenti e informazioni, www.anti-dieta.info, sito divulgativo del metodo di dimagrimento alternativo che non prevede né diete né esercizio fisico. Antidieta. Dimagrisci cambiando il modo di mangiare, non quello che mangi.